La Russia, entrando in Ucraina, si aspettava probabilmente una vittoria rapida e decisiva. Tuttavia, la realtà sul campo ha dipinto un quadro molto diverso. Secondo stime fornite dal capo di Stato Maggiore britannico, la Russia ha subito perdite significative, con circa un quarto del suo potere militare terrestre compromesso durante il conflitto in Ucraina. Questo dato è sorprendente e sottolinea la tenacia e la determinazione delle forze ucraine nel difendere il loro territorio. Inoltre, esercitazioni militari recenti hanno suggerito che anche nazioni vicine come la Polonia avrebbero potuto resistere con successo a un'aggressione russa, mettendo in discussione la supremazia militare percepita della Russia nella regione. Questo non solo ha impattato il morale delle truppe russe, ma ha anche sollevato domande sulla capacità della Russia di ottenere una vittoria militare decisiva. La resistenza inaspettata e determinata dell'Ucraina, sostenuta da alleati occidentali, ha ulteriormente complicato gli sforzi russi. L'Ucraina non era sola, aveva il sostegno, sia in termini di risorse che di morale, di molte nazioni occidentali che condannavano l'aggressione russa. La Russia si è trovata di fronte a una resistenza molto più forte e determinata di quanto avesse previsto, mettendo in discussione la sua strategia e i suoi obiettivi in Ucraina. L'intervento militare della Russia in Ucraina ha scatenato una risposta economica globale senza precedenti. Le sanzioni internazionali imposte dalla comunità occidentale, guidate da Stati Uniti, Unione Europea, Regno Unito e Canada, hanno avuto un impatto devastante sull'economia russa. Queste sanzioni non erano meramente simboliche, hanno colpito settori chiave dell'economia russa, inclusi il settore bancario, l'energia e la difesa. Il rublo russo ha subito una caduta drastica, e la fuga di capitali dalla Russia ha raggiunto livelli record. Le principali istituzioni finanziarie russe sono state escluse dal sistema bancario globale SWIFT, limitando gravemente la loro capacità di effettuare transazioni internazionali. Questo ha portato a una crisi di liquidità e ha messo sotto pressione le riserve valutarie della Russia. Inoltre, la dipendenza della Russia dalle esportazioni di petrolio e gas ha reso l'economia particolarmente vulnerabile. Con l'Europa che cerca attivamente alternative energetiche riducendo la sua dipendenza dal gas russo, le entrate della Russia sono destinate a diminuire. Queste sanzioni, combinate con l'isolamento internazionale e la crescente sfiducia degli investitori, hanno creato una tempesta perfetta per l'economia russa. Anche se la Russia potesse ottenere una vittoria militare sul campo, le perdite economiche e la sua crescente alienazione dalla comunità globale suggeriscono che qualsiasi vittoria sarebbe pirrica. La Russia ha anche subito un isolamento diplomatico a seguito dell'invasione dell'Ucraina. Nonostante rimanga membro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ci sono state molteplici richieste da parte del Consiglio affinché la Russia ponga fine alla guerra in Ucraina. Il presidente ucraino Zelensky ha anche chiesto che venga revocato il diritto di veto della Russia nel Consiglio di Sicurezza. Parallelamente, l'Ucraina ha portato il caso davanti alla Corte Internazionale di Giustizia, la più alta corte delle Nazioni Unite per le controversie tra gli stati, pochi giorni dopo che la Russia ha lanciato una guerra su larga scala contro il suo vicino più piccolo,